Buon pomeriggio, bentornati al diario di Papa Francesco, di nuovo insieme, di nuovo in diretta per condividere, raccontarvi il pomeriggio di Papa Francesco nelle isole Mauritius, ultimo appuntamento del viaggio non soltanto nelle Mauritius ma in Africa di Papa Francesco. Di questo viaggio iniziato 5 giorni fa e che ha portato Francesco prima in Mozambico, poi in Madagascar e da questa mattina appunto alle Mauritius. Dalle Mauritius è stata con noi anche stamattina, viene Shelley Davis Boone. E poi abbiamo il professor Angelo Turco, geografo, viene dall'Università Ulm di Milano, Luis Badiglia, direttore del sismografo, e un altro giornalista, giornalista e scrittore, Jean-Léonard Touadi. Prima di entrare nel dettaglio del racconto del Papa, che oggi pomeriggio ha 2 appuntamenti, primo un momento di preghiera sulla tomba del beato padre Laval, l'apostolo degli schiavi, così è passato alla storia ed è, ci ha raccontato questa mattina Shelley, cioè è amato da tutti, a prescindere dalla religione di appartenenza. E poi il secondo appuntamento, quello con le autorità e la società civile, questo vedremo insieme oggi pomeriggio, prima di assistere poi alla partenza di Papa Francesco, che farà ritorno in Madagascar per partire poi domattina per Roma. Io però ho una curiosità, l'ho presentata come geografo, lei ha insegnato, insegna geografia umana. Che cos'è la geografia umana? Cioè, non è come umano lei, per dire, insomma, alla Fantozzi, no? La geografia umana è una disciplina antichissima, intanto. Si può dire che è il primo modo attraverso cui i greci imparano a filosofare, cioè a ragionare sulle cose umane. E la cosa umana che si chiamerà geografia è l'abitare, il modo in cui gli umani abitano nelle diverse parti della Terra, quelle che si conoscono e quelle che non si conoscono e che mano a mano quindi si vanno ad esplorare, e poi cominciano già con Strabone a interrogarsi sulle trasformazioni necessarie per rendere la vita umana sempre più idonea alle aspirazioni, al soddisfacimento di bisogni. La interrompo un attimo progetti, perché abbiamo le prime immagini in diretta di Papa Francesco da Port Louis. Eccolo qui, lo vediamo all'esterno dell'Annunziatura, dove ha pranzato insieme ai vescovi delle isole dell'Oceano Indiano e si sta per dirigere proprio dalla tomba, al santuario dedicato a padre Laval. Facciamo allora tra un attimo, facciamolo subito, un piccolo break pubblicitario, così poi torneremo con le immagini in diretta di Papa Francesco, verosimilmente già dell'arrivo. A tra poco. Qualcosa di questo ultimo momento pubblico prima dell'incontro privato. Non c'è scritto.
E dunque le telecamere si sono spente, a inizio così il momento privato dell'incontro tra il Papa e il Presidente ad interim Pravin Jagnat. Tra poco ci collegheremo anche con Cristiana Caricato, non so se siamo già in grado di farlo, mentre vediamo anche l'ingresso delle delegazioni, perché Luis, parallelamente all'incontro tra il Papa e il Presidente, ci sono sempre altri colloqui, diciamo così, tra i governi, chiamiamoli così. Vero, e a volte sono molto importanti, soprattutto quando si tratta di questioni in sospeso fra la Santa Sede e il paese che si sta visitando. Nel caso di Maurizio non ci sono problemi particolari, il rapporto diplomatico è di ottima qualità, costanza e livello. Quindi penso che l'incontro ufficiale fra i due Stati, Stato e Città del Vaticano, rappresentato dal Segretario di Stato, in questo caso il Cardinale Pietro Parolin, accompagnato da quello che sarebbe l'equivalente al Ministro degli Affari Esteri, cioè il Monsignor Paul Richard Gallagher, e gli omonimi del governo mauriziano. È un colloquio di Stato ufficiale del quale si è poi redatta un documento che è una sintesi dei temi che si sono discussi e se eventualmente ci sono stati accordi vengono registrati questi accordi. Ma nel caso dell'incontro qui nelle isole Maurizio non credo che sia più che una conversazione gradevole, fraterna, magari in prospettiva, ma problemi da risolvere o da affrontare nel momento non ci sono. Casomai, una questione importante, se staranno conversando in questo momento fra il Santo Padre e il Presidente, e sicuramente possiamo dirlo quasi con certezza, la questione ambientale è al primo posto dell'agenda di questi 15-20 minuti. Ci sono state indiscrezioni, notizie che sono venute invece dagli altri colloqui analoghi che ci sono stati in Mozambico e Madagascar? Sì, in tutti e due paesi è stato importante nell'agenda di lavoro fra le due delegazioni la libertà religiosa. La libertà religiosa intesa non soltanto come un diritto costituzionale o legale, ma la libertà religiosa intesa anche come una possibilità vera, tangibile, concreta nel quotidiano amministrativo, perché spesso in Africa, come in alcuni paesi dell'America Latina, dove la libertà religiosa è consacrata a livello della Carta Costituzionale o delle leggi specifiche, poi viene ostacolata nell'esercizio concreto amministrativo, i permessi per i missionari, i permessi per importare fotocopiatrice, i permessi per importare macchine che servono alla missione o ai missionari. Quindi non è un problema al più alto livello teorico per quanto riguarda la libertà di culto e di religione o di fede. Il problema è spesso, e si è trattato in questo caso nel Mozambico soprattutto, ma anche nel Madagascar, della libertà pratica amministrativa quotidiana della Chiesa per poter esercitare, insomma, l'esercizio la sua concreto, missione. Poi, no? L'esercizio concreto, libertà, perché poi alla fin fine è quello. Perché problemi invece da questo versante non ce ne sono nelle isole. Mauritius, le immagini alle nostre spalle sono ancora dall'interno adesso. Questa è la sala dove tra poco il Papa e il Presidente arriveranno per pronunciare i loro discorsi. Andiamo in una sala più piccola, credo nell'area dell'aeroporto di Port Louis, dove si trova Cristiana Caricato insieme ai colleghi che viaggiano con Papa Francesco, tutti quanti in una sala stampa, direi improvvisata, dove voi state per seguire l'incontro del Papa prima della partenza. È così, Cristiana?
Sì, esatto, ci troviamo nella sala stampa di Bita, nell'aeroporto internazionale delle Mauritius. L'aereo che ci riporterà ad Antananarivo è già pronto sulla pista. Naturalmente noi attendiamo qui il pontefice. Nessuno dei vaticanisti al seguito ha partecipato agli appuntamenti del pomeriggio, proprio perché per ragioni di tempo e di organizzazione, per non rallentare il ritorno del pontefice, era necessario che noi seguissimo da qui gli eventi. Come avete raccontato, in questo momento si svolge il momento istituzionale, che tradizionalmente nei viaggi papali avviene quasi sempre al mattino o comunque non appena il Papa tocca il suolo. In realtà non è stato così, questa volta si sono invertite, come ha già detto anche Paolo Fucili, le cerimonie, che la mattina invece si è svolta subito la messa, questa celebrazione a cui abbiamo assistito, straordinaria, per colpo d'occhio, sotto lo sguardo di Maria Regina della Pace. In questo momento invece l'incontro appunto con il governo, con questa complicata, potremmo dire, faccenda delle Mauritius. Avete accennato al fatto che c'è una tensione istituzionale, tra l'altro si attendeva proprio la visita del Papa per decidere poi il giorno delle elezioni necessarie dopo l'impeachment dell'ex presidente dimissionaria, costretta alle dimissioni, una donna, la prima del paese, che è stata sostituita dalla vicepresidente, oggi presidente ad interim, che il pontefice ha incontrato poco prima, del primo ministro. Quindi c'era questa situazione un po' ingarbugliata. Ovviamente si è scelto, anche per non mettere in imbarazzo il pontefice, di aspettare la sua visita e poi di indire delle elezioni per risolvere questa questione. C'è da dire che tutta questa storia travagliata, che è comune anche a molti altri paesi, è interessante proprio perché l'ex presidente è stata messa sotto impeachment per un problema di distrazione di fondi pubblici. Avrebbe usato le carte di credito lei destinate come capo dello Stato per di fatto spese personali. Aveva già rifondato subito la cassa statale, poi lo scandalo è scoppiato, ovviamente dietro le tensioni invece politiche tra le varie parti. Ne sono venute fuori commissioni d'inchieste, varie situazioni. Cristiana, sì, tra l'altro la questione che ci stai raccontando stiamo, diciamo, per vederla anche plasticamente sulle tensioni che tuttora ci sono, perché in questo momento le immagini anche alle tue spalle documentano la fine già dell'incontro privato con il presidente ad interim Viapuri, mentre abbiamo visto arrivare nel palazzo presidenziale il primo ministro Gianyat, che il Papa incontrerà nelle stesse modalità con cui ha incontrato il presidente ad interim. Esatto, dicevo che tutte queste questioni sono importanti perché abbiamo già sentito tuonare il Papa, in particolare nel Madagascar, contro la corruzione. Lo abbiamo sentito più volte denunciare questa cattiva abitudine che purtroppo abita molti dei governi africani, di usare fondi che dovrebbero servire al popolo per fini personali. Ed è probabile che anche questa questione venga affrontata poi nel discorso alle autorità, dove sicuramente i temi saranno quello della salvaguardia del creato, ma c'è un altro grande tema importante, che è quello delle migrazioni. Questa è una terra fatta da migranti, qui chiunque ha tra gli antenati uno schiavo arrivato sull'isola per lavorare e poi affrancatosi attraverso i secoli, chiunque ha vissuto sulla propria pelle, nella storia della propria famiglia, nel proprio DNA questo marchio, no? Che nei secoli era anche infamante. E quindi non solo, le Mauritius sono ancora oggi una terra di migrazione, tantissimi vengono qui a lavorare, in particolare dall'Oriente, perché ricordiamoci sempre, qui siamo, è vero, in Africa australe, però moltissimi sono più propensi a considerarlo già Oriente, o comunque per mentalità, storia e anche mix di culture, spesso si
si mette questo lembo di terra in relazione con il sud-est asiatico. Ecco, moltissimi indiani sono presenti sul territorio, ci sono tensioni tra varie componenti etniche. Certo, la pace è una fatica quotidiana che però ha un buon ritmo, una buona dialettica, grazie anche a una dose, potremmo dire, di pazienza che è proprio insita nel popolo mauriziano, e anche questa capacità innata di confrontarsi sempre con il diverso, con l'altro, con chi ha una storia anche molto complessa e probabilmente anche faticosa alle spalle. Quindi questo forse è uno dei temi che verranno affrontati. Sì, grazie Cristiana. Stiamo vedendo tra l'altro in questo momento la foto di famiglia, quelli che stanno insieme al Papa. Non sono componenti del governo evidentemente, ma sono figli. I familiari del Presidente. E adesso il Papa incontrerà anche il Primo Ministro, ma adesso è il momento della firma del libro d'onore. Luis, c'è un motivo per cui, è stata sottolineato Cristiana prima, l'avevamo detto anche noi, è stato invertito l'ordine, diciamo naturale, perché il Papa ci ha abituato così, prima le autorità, poi la messa. Sì, è molto pratico, non c'è niente di particolare, perché si prevedeva nell'organizzazione che alla messa del Santo Padre la richiesta di partecipazione sarebbe stata molto alta, come poi lo abbiamo visto, ma non solo molto alta, sarebbe stata per così dire nazionale, di tutta l'isola. Quindi c'è molta gente, fedeli, cattolici non, credente non, che è venuto da lontano alla messa del Papa e si è voluto facilitare loro la vita, giustamente, facendo la messa al primo mattino, in modo tale che poi avessero il resto della giornata per rientrare, perché non è che si potevano trasferire in grande quantità per stare in alberghi o cose di questo tipo. Quindi si è trattato semplicemente di una logistica riguardante la partecipazione dei fedeli, e credo che sia stato molto intelligente, perché il successo della partecipazione di popolo, questa enorme presenza così festosa, è stata possibile perché la gente è venuta. Magari molti hanno viaggiato durante la notte, però durante il giorno poi possono rientrare facilmente a casa. E quindi al Presidente, che sta lì, che non ha un problema fisico di trasferimento, lo si è rinviato per il primo pomeriggio, che è quando ci troviamo in questo momento. E tra l'altro, infatti, la partecipazione alla messa di questa mattina è stata al di là delle aspettative, ha superato le 100.000 persone. Stiamo parlando tra l'altro di un paese che complessivamente conta 1.200.000-1.300.000 persone. I colloqui continuano, abbiamo visto il Papa firmare il libro d'onore. Chiedo a Cristiana Caricato, dalla sala stampa allestita nei pressi dell'aeroporto, di richiederci la linea quando avrà la traduzione del testo che il Papa ha lasciato. Ha lasciato sul libro d'onore. Abbiamo sentito in diretta anche la risposta di Cristiana, che aveva ancora il microfono aperto. Dunque è il momento ancora dei colloqui. Anche questo, insomma, sembrava che la parte privata fosse terminata. Luis, invece, c'è evidentemente una appendice. Anche le persone che stanno attendendo Papa Francesco e il Presidente assistono alle immagini in questo momento. Li vedete in questo momento, vedono loro stessi, ma ogni tanto, insomma, le telecamere si accendono. Nessun audio. Con il Presidente ad interim è stato molto breve, abbiamo visto quasi tutto, perché praticamente la parte privata è durata qualche minuto, dopodiché si sono aperte le telecamere, abbiamo visto il saluto tradizionale alla famiglia, le fotografie di gruppo e via dicendo. Perché? Prima perché si tratta di un Presidente ad interim, potrebbe non esserci Presidente fra un mese, fra 30 giorni, una situazione di emergenza istituzionale, ed è anche un modo di essere cortese reciprocamente, perché un Presidente ad interim poco o nulla può garantire a un ospite così importante e illustre come il Papa, e il Papa da parte sua
poco può dire a questo un invece uomo... scusami, è il primo ministro, ecco, si sono dati il cambio nello stesso spazio. E invece il Papa poco può dire o garantire, per così dire, a un presidente ad interim per rispetto reciproco. Credo che la cosa più interessante dal punto di vista della bilateralità dei rapporti sia con il primo ministro, che è il vero potere politico del paese, che già ha incontrato, che continuerà a incontrare fino al momento della partenza. E infatti, scusami Luis, sarà il primo ministro a tenere il vero e proprio discorso prima del Papa. Questo, come dire, raddoppio del protocollo lo assisteremo, lo vedremo anche durante l'incontro che sta per cominciare, che inizierà con l'introduzione del presidente ad interim, il saluto del primo ministro e dunque il discorso del Papa. A Papa Francesco in tutti i suoi viaggi gli è toccato di dover adeguarsi a diverse situazioni di questo tipo. In passato con Benedetto XVI e con Papa Giovanni Paolo II situazioni così incerte, delicate, potevano anche giustificare il rinvio, la sospensione di un viaggio pontificio, e è accaduto in passato. Con Papa Francesco in realtà è subentrata una sorte come quasi, fra virgolette, normalità. Il Papa può recarsi a un paese dove ci saranno elezioni, prima non si poteva fare. Non appena si sentiva parlare che in tal paese dove il Papa voleva andare erano in programma elezioni, la macchina vaticana si fermava subito e non si andava perché era rischioso. Il Papa è andato a diversi paesi qualche giorno prima, qualche settimana prima dell'elezione, e si è dimostrato che è possibile mantenere... Anche in Mozambico si vota. Anche in Mozambico, insomma... adesso, ma anche nello Sri Lanka, dove si è vissuta una situazione molto simile a questa. Dal punto di vista di un presidente adiente, quell'indicazione della gestione dello squilibrio che ha dato la diocesi di Roma come criterio pastorale l'assume anche come criterio pastorale geopolitico personale. Ma torniamo da Cristiana Caricato, anche perché stamattina non abbiamo avuto il tempo, e l'abbiamo fatto adesso in piccola parte, di commentare, perché la messa è stata un po' più lunga del previsto, la grande partecipazione, la grande festa che c'è stata già, festa di popolo questa mattina durante la celebrazione al monumento di Maria Regina della Pace. È così, Cristiana? Sì, esatto, c'è stata una grande partecipazione di popolo, si attendevano 100.000 persone, c'erano tutte anche di più, perché come avete visto anche attraverso i collegamenti di Paolo Fucili, anche il centro della città di Port Louis era molto affollato, e tantissime persone hanno aspettato il Papa lungo il tragitto che lo portava dall'aeroporto a Port Louis, ricordiamo che erano quasi 50 chilometri, non solo, anche attraverso le strade della città, lui ha potuto guardare, contemplare anche questo mix di volti, di colori anche diversi che compongono la popolazione mauriziana, oltre naturalmente ad ammirarne la bellezza, ammirare la bellezza di quest'isola nell'Oceano Indiano, che è, lo ricordiamo, una meta del turismo internazionale e che oggi, dopo la canna di zucchero, finanzia, potremmo dire, anche la vita stessa del paese. Abbiamo sottolineato che questa accoglienza riservata al Papa in uno dei luoghi simbolo per la Chiesa mauriziana, che è il monumento a Maria Regina della Pace, è stata bellissima, aveva dei rimandi veramente evangelici grazie a queste palme che sventolavano ininterrottamente. Ricordiamo che erano presenti anche altre delegazioni delle chiese dell'Oceano Indiano, così come il Papa poi ha incontrato durante il pranzo i rappresentanti della Conferenza Episcopale dell'Oceano Indiano, quindi c'erano i francesi delle Seychelles, i francesi di altre isole che ci sono qui intorno, insomma tutti hanno cercato di partecipare a questo evento, questa celebrazione eucaristica che a 30 anni dalla visita di Giovanni Paolo II ha rimesso la chiesa mauriziana in gioco e anche ha permesso di dare anche una prova della
della propria consistenza, della propria sostanza, una prova visibile pubblica. Poi naturalmente al centro c'è stato anche per la Val, come avete detto, oggi è festa nazionale, non solo c'è questa grande coincidenza con la festa di questo beato apostolo degli schiavi, che è molto amato da chiunque nella popolazione. Tra l'altro si è registrata anche tantissima folla proprio nel omaggio che il Papa ha fatto alla tomba di questo missionario evangelizzatore antesignano, anche di un certo modo di approcciarsi al problema degli emarginati e degli esclusi. E poi volevo dire che il ritardo anche che in qualche modo ha portato il Papa con un po' più di ritardo qui nel palazzo presidenziale, dovuto anche al fatto che lui alla fine, dopo la visita alla tomba di Laval, ha salutato un grande numero di malati, anche di familiari di tossicodipendenti. Ricorderete che il Papa questa mattina ha fatto cenno anche alle difficoltà che i giovani mauriziani attraversano. Uno dei problemi più urgenti, almeno secondo le stime della Caritas, delle Mauritius e anche di alcuni operatori volontari sul territorio, è proprio quello della dipendenza dei giovani, un'esclusione dalla vita sociale del paese che porta anche a questo tipo di fenomeno molto diffuso, soprattutto di droghe sintetiche. Quindi stiamo parlando di dipendenze particolarmente violente, anche difficili da controllare, e quindi il Papa ha avuto anche questo gesto di solidarietà, di prossimità e di vicinanza verso soprattutto le famiglie che devono in qualche modo affrontare questo che è un dramma quando capita, lo sappiamo, in una famiglia. Non abbiamo ancora la traduzione né abbiamo la foto di quello che il Papa ha scritto sul libro d'onore. Non appena lo avremo vi chiederò la linea per riferirvi di cosa il Papa ha scritto. Grazie, grazie davvero Cristiana. Mi pare che come l'omelia sia stata indirizzata soprattutto ai giovani, anche questi incontri di cui ha parlato Cristiana Caricato, penso in particolare alle persone che stanno cercando di uscire dalla schiavitù della droga, sia stata rivolta ancora agli stessi giovani. Quindi c'è una questione giovanile evidentemente che il Papa ci sta mettendo davanti gli occhi. Sì, c'è questo problema della droga da noi, ma il nostro governo combatte contro questo problema. E molti sono senza lavoro e cercano una via facile, quindi il turismo anche svolge una parte importante in queste tendenze. E c'è molta droga anche che viene da altri paesi africani, ma la polizia controlla in modo molto stretto. Intanto è terminato anche l'incontro privato con il primo ministro, anche qui è il momento dei saluti, e quindi tra pochissimo vedremo, questo è il momento della fotografia, ma credo che manchi davvero poco al discorso che chiuderà di fatto, sarà l'ultimo discorso, Luis, pronunciato da Papa Francesco in questo viaggio. Secondo il programma dovrebbe essere l'ultimo discorso, perché da qui poi praticamente lui fa rientro alla capitale del Madagascar, Antananarivo, per andare praticamente a riposare in nunziatura e domani mattina iniziare il lungo rientro a Roma. 10 ore e mezza di volo. 10 ore e mezza. Mi pare che questo sia il viaggio in termini di somma di chilometri più lungo che abbia mai fatto il Papa, perché è enorme la quantità di chilometri sia all'andata che al ritorno, e se non è il primo fra i più lunghi dovrebbe essere il secondo addirittura. E allora sì, siamo alla parte finale, alla parte conclusiva. Vedo che anche la visita e l'incontro con il primo ministro si sta concludendo con il tradizionale scambio di doni, regali. Mi pare che prima sono state fatte le fotografie
opportunity che chiamano, con la famiglia, con i parenti del primo ministro, però credo che c'erano anche alcuni ministri del governo, quindi una cosa un po' più collettiva. E quindi fra poco dovremo sentire i due saluti ufficiali, quello breve del presidente ad interim, quello che ha tutte le caratteristiche di essere il saluto formale, politico dello Stato mauriziano, e poi la risposta del Papa. E i doni che abbiamo visto, in particolare questi sono quelli che il primo ministro ha fatto a Papa Francesco, Gian Leonardo, ci riportano inequivocabilmente a uno dei grandi temi di questo viaggio, che è il tema della pace. Lì c'era la colomba, l'ulivo, l'abbiamo colto in maniera chiara. Sì, si parlava prima del tema dei colloqui tra il Papa e i capi di Stato che incontra. Nel caso del Mauritius, Luis l'ha illustrato molto bene, ma penso, anzi sono sicuro, che per quanto riguarda i colloqui privati con Mozambico e con Madagascar ci siano stati contenuti politici molto importanti. Nel caso del Mozambico sappiamo che poche settimane prima dell'arrivo del Papa c'è stata la firma di uno storico accordo tra il partito al governo Frelimo e la Renamo, un accordo che mette fine a più di 30 anni di guerra civile in questo paese. Tra l'altro una parte importante ha giocato l'Italia in questo accordo tramite la comunità Sant'Egidio, c'era l'ormai cardinal Zuppi presente alla firma di quell'accordo, e soprattutto il messaggio che questa pace in Mozambico sia duratura, sia irreversibile, e può esserlo solo se le immense ricchezze che si stanno via via trovando nel territorio mozambicano, il più grande giacimento di gas di tutta l'Africa subsahariana ed altri ancora, siano messe a disposizione di una redistribuzione della ricchezza, e per poterlo fare bisogna in qualche modo fermare la corruzione. Lo stesso discorso in Madagascar. Madagascar ha una vita politica molto molto travagliata, il professor Turco conosce molto bene le dinamiche politiche di questa isola, gli avvicendamenti, le elezioni sempre molto movimentate, che lascia delle sequele di conflitto abbastanza importanti. Questa volta lo scrutinio si è svolto abbastanza pacificamente, e penso che anche lì il Papa abbia modo di parlare alle autorità del Madagascar di riconciliazione, di un clima politico di collaborazione tra le parti opposte, ma soprattutto di ridistribuzione sociale della ricchezza, perché poi alla fine questi sono i veri nodi che poi sono suscettibili di rendere questo grande esercito di gente senza lavoro, disoccupato, alla mercé del primo che arriva, distribuisce armi per creare milizie oppure fazioni comunque violenti che lottano gli uni contro gli altri. Quindi i nodi politici nei colloqui privati sono estremamente presenti, e non ho dubbi nel pensare che il modo molto franco e diretto del Papa, seppur nelle forme diplomatiche che deve mantenere, abbia in qualche modo messo il dito su queste due realtà, contesti politici, Madagascar e Mozambico, alle prese appunto con una transizione politica estremamente delicata. Luis, volevi commentare la foto, prima la indicavi, no? Molto importante questa foto insieme al presidente ad interim e al primo ministro. Prime Minister with the family. Con le due famiglie. Tutti in famiglia. Cioè lui al centro. Tra il presidente e il primo ministro. Fra le due parti. La mamma. Non era il presidente dunque, quello è il padre. Sì, del primo ministro. Ma anche a me, come a Luis, per un attimo invece era sembrato fosse il presidente con cui aveva avuto il colloquio precedentemente, presidente che aprirà invece adesso
l'incontro. Credo che siamo davvero, davvero pronti e tra pochissimo vedremo aprirsi quella porta ed arrivare i protagonisti, soprattutto Papa Francesco. Tutto è pronto, ancora pochi attimi. Vorrei riprendere nel frattempo quello che diceva Jean-Léonard Touadi a proposito di una pace che da sempre evidentemente si può realizzare soltanto a condizioni che ci sia giustizia, e oggi ci rendiamo conto che la pace, oltre che di giustizia, ha bisogno di un rapporto corretto con il territorio, con il creato, con l'ambiente. Anche questo è, diciamo, è una forma, no? Ancora una volta il tema del rapporto tra l'ecologia umana e quella appunto ambientale, l'ecologia integrale di cui parla Papa Francesco. La parola pace è quella che ci danno i dizionari, ma è anche quella dei simboli che mobilita il Papa in questo viaggio in tre stati, e questa parola li lega in qualche modo tutti e tre questi stati, perché la pace può essere la carta sottoscritta tra l'Arenamo e il Frelimo. È stato già fatto, ci hanno già provato, ma non sono arrivati da nessuna parte. Questa volta devono arrivare da qualche parte e possono arrivare da qualche... Non l'hanno risolta per sempre, però forse dire non sono arrivate da nessuna parte forse è un po' ingeneroso. Perché no, non sono arrivati. Non hanno trovato la pace permanente, però hanno trovato un accordo di pace che ha messo fine comunque a una quindicina d'anni di una guerra sanguinosa, costata la vita a milioni di persone. Che è ripresa però sotto altre forme. Sì, è ripresa però in forma... Dopo ogni elezione. Sì, sì, c'è stato un momento di tensione, però ripresa punto, a bassa intensità. Se noi entriamo... quella non può essere detta pace assoluta. Certo. Perché intanto, perché se noi vediamo il paese, il Mozambico, il quadro d'azione dell'Arenamo è il centro del Mozambico che taglia praticamente in due il paese, per cui per recarsi da Maputo al Capo Delgado la pace comunque si va conquistata e custodita sempre. Però lasciamo un attimo da parte il Mozambico, torniamo alle isole Mauritius perché sta per iniziare l'incontro con le autorità. Sentiremo dunque prima l'introduzione del presidente, poi il primo ministro e dunque il Papa, le immagini e l'audio in diretta. Professore, vorrei farle commentare questo gesto, questa benedizione degli alberi cui abbiamo appena assistito. Un gesto che ha significato sicuramente religioso, di rapporto con il creato, ma anche, secondo me, se ho capito bene la scienza che lei insegna, la geografia umana, ha molto a che fare con la stagione che stiamo vivendo dei rapporti tra l'uomo e l'ambiente. Mi sembra un atto quasi riparatorio di un uomo che ha troppo adattato l'ambiente a se stesso, finendo poi, come dire, per fare una sorta di autorete, per dirla anche con una metafora calcistica, perché come ci insegna il Papa, quando si oltraggia, si danneggia, si rompe l'equilibrio dell'ambiente, si rompe qualcosa anche dentro di noi e nel nostro modo, nella nostra vita, che non può essere scollegata e considerata a parte rispetto all'ambiente. Certamente nel solco di Laudato Si, questa è una posizione del Papa che, se per un verso appare come un gesto riparatorio, come lei ha detto, per altro verso è anche un programma politico a lungo termine.
Laudato Si è il Laudato Si è un libro, è un'enciclica testualmente molto ben costruita, ben formata dal punto di vista scientifico. Quando uscì facemmo un convegno. Chiedo scusa, devo interrompere perché dobbiamo spiegare bene le immagini che stiamo vedendo e chiederei di farlo proprio a Scili, perché queste sono le immagini di saluti ai leader religiosi. Abbiamo visto rappresentante islamico, indù, di altre confessioni cristiane, e questo è il volto religioso di questo paese. Sì, it's all the different cultures. Sì, sono le varie culture religiose, ed è bello condividere questi momenti con il Papa. Torniamo alla Laudato Si, chiedo scusa professore. Dicevo che Laudato Si è un testo di scienza sociale che va studiato proprio come un testo scientifico, è documentatissimo, ha concatenazioni argomentative molto, molto forti. Non si possono esprimere giudizi sommari su un testo del genere, e ricordo che di tutto questo abbiamo parlato in un convegno al CNR, all'indo, organizzato dalla Società Geografica Italiana, all'indomani dell'uscita di questo, di questa enciclica. Ebbene, la riconversione ecologica integrale che il Papa, anche nel discorso che abbiamo appena sentito, evoca, è uno dei due contenuti della pace. Il primo è il recupero di un rapporto sano con l'ambiente. Gli uomini per 10.000 anni, le società umane, hanno trafficato con l'ambiente, l'hanno modificato, l'hanno plasmato e riplasmato, e hanno saputo farlo. Ecco, oggi si ha l'impressione che sono un po' inebriati dalla potenza tecnologica, dalla capacità trasformativa, e spesso si fanno le cose, il trasformare per il trasformare. Il primo contenuto quindi è il recupero di questo rapporto, una trasformazione dell'uomo per l'uomo, in una prospettiva di lungo termine, non in una prospettiva di consumo immediato, di utility immediata. Il secondo contenuto della pace, dopo che abbiamo firmato la carta, il trattato di pace, è la distribuzione un po' più equa della ricchezza. Perché dice un po' e non più equa? Un po', perché sappiamo che questi sono processi lenti, lunghi, che non possiamo pensare di trasformare i rapporti di forza all'interno della società da un giorno all'altro. Però cominciamo con un po', perché quel po' afferma il principio che quella è la strada da seguire. L'accordo di pace in Mozambico oggi, e quindi torniamo, riprendo un po' quel ragionamento che tentavo di fare poc'anzi, significa, nella simbolica di questo straordinario viaggio, riempire il cesto augurale della parola pace di questi due contenuti: l'ambiente e la redistribuzione della ricchezza secondo un principio, non voglio neanche dire di giustizia, ma sicuramente di equità, perché
è il livello minimo che garantisce la dignità della persona umana. E sicuramente di tutto questo Papa Francesco in questo momento è testimone, in qualche modo profeta, e ciò viene evidentemente recepito dalla gente. Vedete le immagini in diretta delle strade colme di persone ai margini della strada dove sta passando in questo momento il corteo di auto, tra loro anche quella più piccola con a bordo il Papa, e le persone, i mauriziani, sono lì a salutarlo, proprio evidentemente perché gli riconoscono anche questo ruolo di paternità che passa anche attraverso l'esercizio di quella responsabilità nei confronti della casa comune di cui parlava adesso il professore, di costruzione della pace. Jean Leonard, volevi intervenire? No, volevo reagire rispetto alle cose importante che ci stava dicendo il professor Turco. In realtà non stiamo dicendo niente di veramente nuovo rispetto a quella profetica intuizione di Paolo VI nella Populorum Progressio, quando dice: se vuoi la pace promuovi la giustizia. È difficile arrivare a una pace duratura. Ricordiamo che il motto storico era: se vuoi la pace prepara la guerra. Sì, esattamente. Ricordo anche un suo discorso all'ONU dove disse: la pace non è il silenzio delle armi. La pace è laddove si lavora per la giustizia, laddove appunto, una volta fatta pace con il creato, con la natura, sono gli uomini che devono fare pace tra di loro, e questa pace passa attraverso una equa distribuzione delle ricchezze. E in questo momento in cui tutti parlano, spero che poi ne discuteremo per trarre un po' un bilancio generale di questo viaggio, questi viaggi del Papa, la dottrina sociale di cui ci ha parlato Luis prima, dovrebbe aiutare questa riflessione in corso. L'Africa oggi si sta affacciando a un grosso, grande e anche lungo processo di ridinamizzazione della sua economia. La stagnazione economica ormai è alle spalle, l'Africa sta crescendo economicamente e crescerà sempre di più. Il tema è come. Però come crescerà? Sotto questo punto di vista, l'Africa può e deve diventare il laboratorio di elaborazione di un paradigma di sviluppo che abbia come valenze principali la valenza ambientale, della rispetto della natura, che sta nella tradizione africana, che sta nei saperi tradizionali africani, ma anche un grande laboratorio di inclusione sociale. Se ti stai sviluppando economicamente, ma ogni giorno ci sono tra 10 e 15 milioni di giovani che si affacciano sul mercato del lavoro e non lo trovano, devi interrogare la natura di questo sviluppo, che è fatta di investimento per la ricerca del petrolio, dei minerali, ma forse non sufficientemente rivolto verso i bisogni essenziali, i bisogni primari della tua popolazione. Per dire come il Papa è fatta in funzione del profitto, non della promozione, umana. Ma andiamo, torniamo al Palazzo Presidenziale, mentre Papa Francesco sta per raggiungere l'aeroporto di Port Louis, arriverà tra poco e vedremo in diretta la partenza verso il Madagascar, da dove a sua volta partirà domattina per l'Italia. Torniamo però nel luogo teatro dell'ultimo appuntamento, il Palazzo Presidenziale. Torniamo da Paolo Fucili. Paolo. Eccoci qua di nuovo, mi trovo ancora nel settore riservato alla stampa, che era ad ogni modo di fianco al salone dove si è tenuto l'incontro con le autorità. Ci sono stati i discorsi ufficiali, poi abbiamo visto il Papa uscire prima del Papa, dopo gli incontri con il Primo Ministro, il Presidente della Repubblica ad interim, abbiamo visto anche i familiari delle due autorità uscire, l'emozione nei loro volti si vedeva ancora, si scorgeva assolutamente molto bene, molta formalità abbiamo visto, ma anche cordialità in tanti incontri, specie gli ultimi
credo fossero autorità religiose appunto dell'isola, quelle che Francesco ha incontrato per ultime. È stato bello anche il gesto della benedizione di quelle piccole piante, avete visto. Questa è una notizia che gira qui alle Mauritius, si tratta di 100.000 piccole piante, piccoli alberi che verranno adesso piantati in tutta l'isola. Questo è un gesto a cui da parte di un'organizzazione non governativa, scusate, a cui la Chiesa Cattolica ha dato il suo appoggio. In sostanza la visita di Papa Francesco verrà ricordata con questi 100.000 alberi per rimboscare un po', diciamo, questa isola, quindi contribuire a quel sforzo di tutela di cura del creato che Papa Francesco continuamente ci chiede. E nei discorsi credo valga la pena sottolineare un dato, il richiamo di entrambi, sia il presidente Vajapuri che il primo ministro Jagnot, il richiamo alla questione delle isole Chagos, forse una questione di cui poco si discute in Italia, in sostanza è un arcipelago, forse avete sentito che le Mauritius rivendicano, perché quando gli fu concessa l'indipendenza dal Regno Unito alle Mauritius, l'indipendenza fu concessa, però il Regno Unito si trattenne di fatto questo arcipelago, che è considerato parte integrante di questo Stato. I mauriziani considerano parte del loro Stato. Questo richiamo di fronte della questione, di fronte a Francesco, credo sia degno di nota. In qualche modo denota anche l'orgoglio nazionale in qualche modo di questo piccolo Stato che rivendica appunto questo suo territorio, e forte anche di una sentenza della Corte Internazionale dell'Aia che però l'Inghilterra pare non voglia rispettare. Molto bello anche, volevo dire, anche su questo tema aggiungo che anche il Cardinale Piatt, il Vescovo del luogo, l'ho incontrato giorni fa, me ne ha parlato anche lui. Questo significa che è un tema su cui è sensibile anche la chiesa locale. Tra l'altro una famiglia oggi che ha presentato i doni per l'offertorio durante la messa proveniva appunto da queste isole, e non è stata una scelta casuale, proprio per mostrare al mondo, insomma, che anche gli abitanti di queste isole sono parte integrante di questo popolo e pretendono il rispetto dei loro diritti. Naturalmente, come dicevamo, nel discorso del Papa c'è stato il richiamo, chiaramente abbastanza prevedibile, alla realtà multietnica, multireligiosa di questo Stato, l'incoraggiamento a mantenere, diciamo così, questa armonia. E un'osservazione che volevo fare: noi abbiamo continuamente magari proposto, per descrivere un po' questa realtà, anche le statistiche relative alle proporzioni delle varie comunità, ma c'è anche da dire, questo sempre è un frutto della conversazione col Cardinale Piatte, che sono molti anche i matrimoni tra diverse etnie, quindi anche tra diverse religioni. Questo significa che probabilmente le statistiche, quando sono così nette, sono anche un pochino approssimative, perché anche diciamo così, non i matrimoni misti in qualche modo vanno, come dire, realizzano ancora questa armonizzazione, questa fusione delle varie etnie, che ha prodotto in qualche modo l'identità nazionale di questo paese. E naturalmente c'è stato anche il richiamo alla tutela del creato, per non sposare, appunto, non sposando modelli economici che presuppongono il sacrificio sia delle vite umane ma anche dell'ambiente in nome del reddito. Insomma, tanti spunti di riflessione lascia Francesco a questo paese, ora diretto verso l'aeroporto. Avendo fatto io stesso quel tragitto, vi posso dire che non è brevissimo, quindi insomma avete anche tempo per riflettere e approfondire, magari commentare tutto quello che è stato detto e quello che si è visto qui. Se volete, sono ancora qui per voi. Grazie Paolo, magari ci sentiremo nuovamente più tardi. In ogni modo, manca circa, a occhio, anche se non ho fatto il tragitto, evidentemente sono fermo a Roma, ma a quello che leggo dovrebbe circa servire ancora un quarto d'ora, 20 minuti per percorrere questa distanza che è di 38 chilometri. Noi raccoglieremo sicuramente alcuni spunti dei discorsi che abbiamo sentito. Prima però, e in attesa di avere nuovamente le immagini in diretta da Mauritius, facciamo una piccolissima pausa di pubblicità.
Di nuovo in diretta, mentre siamo in attesa dell'arrivo di Papa Francesco all'aeroporto di Port Louis, da dove partirà per fare ritorno ad Antananarivo, dove passerà la notte all'interno dell'Annunziatura Apostolica per poi ripartire domani mattina verso l'Italia. E in aeroporto, anzi in aereo, c'è già Cristiana Caricato insieme agli altri giornalisti che viaggeranno insieme al Papa. Un collegamento un po' diverso dagli altri, Cristiana, quello di adesso. Sì, esattamente, ci troviamo a bordo dell'Airbus 330 dell'Air Mauritius che ci riporterà ad Antananarivo e domani mattina invece ci riporterà a Roma, sempre lo stesso aereo. Tra l'altro, con un certo sadismo, la compagnia aerea sta mandando in questo momento in onda sugli schermi le immagini bellissime del paradiso dell'Oceano Indiano che stiamo per lasciare, che noi purtroppo non abbiamo visto perché in realtà abbiamo seguito sempre il pontefice in spettacoli della fede, in questo caso altrettanto belli e interessanti come quello che abbiamo vissuto insieme a tutti voi presso il monumento di Maria Regina della Pace. Però intanto vorrei finalmente leggervi la frase che il Papa ha lasciato scritto sul libro d'onore. La frase è questa, ovviamente la traduzione del francese: che Dio benedica il popolo mauriziano e che accordi a loro di vivere tutti i giorni dentro la pace, la concordia e la prosperità. Questo è naturalmente l'habitat invece dei giornalisti, o almeno lo sarà domani per le prossime per le 10 ore e mezza che trascorreremo in volo insieme alla Pontefice. Volevo intanto farvi vedere come ci hanno accolto. Con ognuno di noi a questo cartoncino con lo stemma papale, il welcome e anche il numero, il mio in questo caso il 39F. Questa è la zona dei giornalisti, ne approfitto perché in genere non lo possiamo mai far vedere. Dall'altra parte davanti invece c'è la zona riservata ovviamente al Pontefice ma anche al seguito papale. Si inizia già a parlare di conferenza stampa di domani. Posso anticipare almeno una questione che mi è stata riferita dal collega proprio delle Mauritius che abbiamo conosciuto questa mattina, Jean-Luc Montmery di Radio One, che ci ha detto che chiederà al Papa in particolare una questione molto sensibile per il Paese, che è la questione politica delle isole Chagos, incoraggiato dal fatto che questa mattina il Papa le ha citate nell'Angelus, salutando anche tutte le altre componenti dell'oceano, della conferenza episcopale dell'Oceano Indiano che erano presenti. Come sapete sono isole che sono al centro di un contenzioso con il governatorato britannico, è una questione che si trascina da anni, probabilmente la domanda riguarderà questo. Naturalmente ci sono anche i rumors sui sentimenti degli americani, vorranno riprendere la vecchia questione che ha un po' tenuto banco i primi giorni di questo viaggio, questo presunto anti-americanismo di Bergoglio. In realtà gli chiederanno di spiegare anche un po' i suoi sentimenti riguardo a quel libro di Nicolas Senez come gli americani vogliono cambiare Francesco, che ha fatto un po' discutere. Queste le anticipazioni, vedremo che cosa accadrà domani, c'è ancora tutta una notte per meditare e pensare le domande di una conferenza stampa che, al contrario degli ultimi viaggi, si presume sarà abbastanza lunga, visto le tante ore da passare in volo. Cristiana, buon viaggio, poi ci rivedremo mercoledì insieme agli altri inviati. Grazie. Per raccontare insieme anche a Papa Francesco, che racconterà in piazza San Pietro quello che è stato il viaggio in Mozambico, Madagascar e Maurizio, se noi in studio lo arricchiremo delle vostre esperienze. Luis, facciamo un attimo il punto su queste isole Chagos, questione che risale al momento dell'indipendenza delle Mauritius, indipendenza dal Regno Unito, che però si è tenuto queste isole, non solo, poi le ha affittate. Sì, sì, questo è il problema, che non è solo una controversia fra la Repubblica dei Mauritius e il Regno Unito, bensì è un po' più complicata perché coinvolge gli Stati Uniti. Allora, la cosa è molto semplice, come è stato detto, ricordato, quando il Regno Unito accordò l'indipendenza a Maurizio, se trattenne una parte del territorio, che erano queste famose isole Chagos,
che è un arcipelago, 14-12 isole, c'è solo una grande, Corposa, e in quell'isola, e qui c'è il problema, c'è una enorme, gigantesca, che io conosco tra l'altro, perciò lo posso dire, base militare degli Stati Uniti, la Diego Garcia, che tra l'altro è una base con armi atomiche, dalla quale gli Stati Uniti tengono sotto controllo strategico una buona parte del continente asiatico, dell'Oceano Indiano, e negli ultimi 30, 25 anni hanno aggiunto anche una stazione per il controllo satellitare e la navigazione extraterrestre. Quindi ha aggiunto un valore strategico nella conquista dello spazio ancora più importante. Allora, io ritengo che mentre gli inglesi, dopo una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia in un arbitraggio, ha detto che devono essere restituite, o meglio, date definitivamente alla Repubblica di Maurizio, le Nazioni Unite nel febbraio scorso hanno votato una risoluzione che sanciscono questa decisione, quindi la legalità internazionale è tutta... Chiede questa restituzione. Ah? No, dico la legalità internazionale chiede questa restituzione. Esatto. E in quel contesto, tra l'altro, la Santa Sede riconosce questo. Quindi la richiesta fatta al Santo Padre, sia da parte del Presidente che da parte del Primo Ministro, un'oretta fa nei due discorsi che hanno fatto, già ha una risposta. La diplomazia vaticana ha risposto ufficialmente che, tenuto conto sia la sentenza del Tribunale sia la risoluzione dell'Assemblea ONU, è evidente che la Santa Sede non può fare altro che sostenere e appoggiare. Se la domanda le sarà posta al Santo Padre, credo che dirà... Ci sarà una domanda facile. Il problema, e chiudo, è che a questo punto la Repubblica Mauriziana deve negoziare con gli Stati Uniti. E non è facile per gli Stati Uniti. Certo, perché, come perché ci sta un investimento, c'è e quella Diego valore Garcia strategico. Lì, che è una cosa veramente rilevante nella geopolitica americana. Torniamo al discorso di Papa Francesco, quello pronunciato alla presenza delle autorità. C'è stato, mi pare, un riconoscimento dell'equilibrio e della pace, dell'incontro tra queste diversità che caratterizzano le isole Maurizio. Sarà definita addirittura oasi di pace. Sì, è un forte riconoscimento, però anche un monito a mantenere questi equilibri. Significa quindi che sono degli equilibri che non dobbiamo mai dare per scontati, no? Una volta stabiliti rimangono per sempre. Ci sono tanti fattori, anche esterni oppure interni, non prevedibili, che possono minacciare questi equilibri. Quindi il Santo Padre dice: davvero avete tra le mani un patrimonio preziosissimo di convivenza, di riconoscimento pluralistico tra di voi, sia dal punto di vista etnico, si era detto prima, varie etnie che si sono ritrovati in queste isole, ma anche dal punto di vista religioso. Abbiamo visto nelle immagini rappresentanti di varie religioni che stavano lì. Era una bellissima immagine proprio di convivenza rispetto a tutto quello che il mondo sta offrendo in questo momento. Dicevamo prima Mauritius un modello, sì, lo potrebbe essere, appunto, in un'Africa attraversata da tensioni, da rigurgiti identitari di matrice anche religiosa. Ecco, questa piccola isola può essere davvero preso a modello per la costruzione di una convivenza che sia una convivenza rispettosa delle identità, che non li annulli, ma come un fiume che abbraccia tutti i suoi affluenti, metta insieme i suoi figli e li porti verso l'oceano, insomma, alla fine. Mauritius, sotto questo punto di vista, ma non solo Mauritius, la stessa isola di Madagascar è anche un'isola plurale, e si potrebbe applicare, per esempio, alle tensioni che rischiano di esplodere in questo momento tra gli abitanti dell'isola di Zanzibar e il resto del territorio della Tanzania, la Tanganyika.
in nome di identità che sembrano per alcuni leader inconciliabili, invece sono stati messi insieme dalla storia, dalle contingenze del colonialismo, ma proprio perché stanno lì ormai si può e si deve trovare una strada, perché gli abitanti di Zanzibar e quelli di Tanganyika, insieme a tutta la grande comunità dell'Africa orientale, che non è formato solo da negro africani, ma tutta la costa orientale è un misto di popolazioni, la lingua Swahili stessa esemplifica molto bene. E comunque tra Madagascar e Maurizio ce l'abbiamo visto, sì, in maniera lampante. C'è dentro lingue che sono di origine bantù, ma c'è un po' di arabo, c'è anche lingue che vengono da più lontano, dalla parte del bacino dell'India. E quindi la questione della convivenza, sulla quale il Papa ha insistito per Mauritius, in realtà poi riguarda tutto il continente, ma potremmo dire che riguarda anche l'Europa, alle prese con numerose comunità sempre più importanti che hanno radicato la loro presenza qui e che richiedono per domani un modello tipo quello di Mauritius. Attenzione, è una questione che riguarda un po' tutte le società, sempre più plurale dal punto di vista etnico e dal punto di vista religioso, e che dovranno trovare il modo di convivere nelle differenze. Ma sai dire la cosa interessante, scusami, perché nel discorso del Papa, che parlando su questo argomento, il Papa ha detto e non ha detto. È tipico di Bergoglio il modo di ragionare, di dire le cose, perché mentre il messaggio della coesione, dell'essere tutti uguali, della fratellanza, eccetera, eccetera, al popolo, alla gente semplice, all'opinione pubblica, arriva e lo condivide, ai politici non arriva. Ecco perché il Papa ha parlato a un certo momento in modo molto lungimirante, en passant, per un modo preciso, diversità riconciliate, citando l'Evangelium Gaudium, cioè qualcuno qui, e queste sono le classi governanti, devono capire che quello che nel popolo succede normalmente, che è quello di vivere in modo riconciliato, insieme, creativo, le diversità senza annullarsi uno con l'altra, voi politici, politicanti, lo usate per fare politica. Perché il problema delle diversità aggressive una contro l'altra non viene dalla gente, viene da chi politica. Le usa per raccattare voti. Il tema della diversità è un tema non soltanto del passato per le Mauritius, ma è un tema anche del presente e del futuro. Il Papa l'ha detto chiaramente nel suo discorso, la formula che ha permesso di vivere in pace, che ha costruito le Mauritius, deve essere, come dire, rinnovata nel momento in cui, come adesso, queste isole si trovano a essere meta di migrazioni. È così. Il Papa... Tra l'altro, professore, lei ha scritto un libro recentemente che si chiama Immaginari migratori, di cui abbiamo anche la copertina che magari possiamo far vedere. Prego. Volevo soffermarmi proprio su questo punto, perché il discorso del Papa, come dire, da una parte parla ai mauriziani, perché le isole, queste isole, che non sono soltanto le Mauritius, ma è anche e soprattutto la Réunion, che fa parte delle Mascarene, che fa parte quindi... E dove si trovano rispetto al Mauritius? Si trovano a poche centinaia di miglia a sud-ovest di Maurizio. Che succede? Succede questo, che... Noi stiamo dicendo alternativamente Mauritius, Maurizius, Maurizio, può... è sempre corretto. Si può dire. Si può dire, va bene. No, questo voglio rassicurare le persone a casa. È sempre lo stesso arcipelago, insomma, chiariamolo. Si può dire. Dicevo, le antiche rotte asiatiche, che sono poi quelle che hanno maggiormente popolato le isole,
adesso, oggi, stanno rivivendo una nuova vitalità con le migrazioni che provengono soprattutto dallo Sri Lanka. Sono le migrazioni clandestine, considerate clandestine, su cui si organizza su scala molto maggiore, quindi molto più diciamo così impegnativa, lo stesso traffico che si realizza attraverso il Mediterraneo. Posso fare una domanda? Perché viste le distanze, io non sono geografo, ma immagino che tu non puoi attraversare l'Oceano Indiano con un gommone, per dirla con le nostre immagini. Come questo sempre avviene via aerea, queste migrazioni? No, non avviene barche via aerea, avviene via mare, eminentemente, perché però insomma clandestine, molto tra virgolette, perché insomma sono, dal punto di vista legale, sono delle persone che sbarcano senza averne il diritto e quindi sono clandestini per le leggi delle isole. Sono molti di più quelli che si che vanno verso la Réunion. Sì. La Réunion attrae la Francia. Certo. La Réunion è un dipartimento francese. È un pezzo di Europa, diciamo. Andare alla Réunion significa andare in un posto dove il prodotto interno lordo è 2-3 volte superiore a quello di Mauritius, che è 20 volte quello del Mozambico, quindi, o del Madagascar. Quindi, per darvi un po' un'idea delle poste in gioco, una parte di questo flusso si ferma a Mauritius. C'è quindi un problema oggi che si pone di organizzazione di questi traffici e di imprenditori di questi traffici, che sono per lo più malesi oggi. Quindi se ne sa molto poco, naturalmente, ma è uno spaccato. Ma che significa, dal suo punto di vista, raccogliere in maniera corretta, quella accettare, per dirla con le parole del Papa, la sfida dell'accoglienza e della protezione? Perché è questo che ha chiesto il Papa. Significa garantire a coloro che in qualche modo riescono ad arrivare, intanto, le condizioni di accoglienza. Cioè, questi, come quelli che arrivano qui, sono innanzitutto delle persone umane e quindi hanno diritti che non devono essere riconosciuti da questa o quella legge specifica, hanno diritti che sono universali, inerenti alla loro persona, quindi ineriscono, sono consustanziali alla loro persona e quindi questi vanno riconosciuti. Tu mi puoi chiamare anche clandestino, ma non per questo non sono il mio diritto di persona viene o deve venire o può venire sminuito. È realistica questa accoglienza in un paese piccolo come quello di cui stiamo parlando? L'accoglienza è realistica e se non è realistica si deve far diventare realistica. L'accoglienza è il primo impegno politico, è soltanto il primo, perché l'accoglienza senza una politica di integrazione non regge sulla distanza. Un'ultima domanda, poi chiudiamo questo capitolo delle migrazioni, perché c'è un aspetto, secondo me, molto interessante del libro di cui abbiamo parlato, che appunto lo intuiamo già dal titolo, Immaginari migratori, no? E lei si mette, ci fa vedere il punto di vista del migrante. Noi siamo abituati a considerare queste persone, diciamo, disperate,
Chi sono queste persone? Mentre intanto vediamo il Papa sta per arrivare all'aeroporto, in una battuta veloce, chi sono queste persone viste dal resto dell'Africa? Queste persone viste dal resto dell'Africa in una battuta sono persone che provano a cambiare la loro condizione non disperazione, ma di persone che non hanno futuro. Oggi il problema maggiore dell'Africa, se posso riassumere, che alimenta moltissimo, cioè sono, chiudiamola così, poi magari vediamo se ci riusciamo, vabbè. Però se capisco, quindi sono persone che hanno più speranza di futuro rispetto a chi è restato, è questo. Esattamente. Vediamo intanto il saluto del Papa col Primo Ministro, proviamo a stare anche con l'audio oltre che con le immagini alla diretta del saluto e della cerimonia appunto di saluto del Papa dalle Maurizio. Si vede che è stanco. Una cerimonia del tutto informale, una conversazione che sembra testimoniare quella tra il Primo Ministro e il Papa, una qualche intesa, una qualche sintonia dal punto di vista umano che i due evidentemente hanno raggiunto in questa giornata. Li vediamo appunto ancora conversare mentre Papa Francesco sta per raggiungere l'aereo che lo riporterà in Madagascar. Saluto ai vescovi locali. E questa è invece la delegazione pontificia, l'ultimo in ordine, che sta salutando adesso il segretario di Stato Parolin. Su queste immagini, Shelley, che concludono il viaggio del Papa nel tuo paese, ci dici che cosa ti resta di questa giornata, sia in termini di parole, dei discorsi che abbiamo sentito, che di immagini, di sentimenti, di quello cui hai assistito insieme a noi sin da questa mattina? Oh, it's a very good experience. È un'esperienza molto bella, io sono molto orgogliosa, molto emozionata. I feel extremely emotional when I
mi sento, molte volte sento vedere persone che conosco, anche quelli che abbiamo visto nella Casa di Stato, una bella esperienza anche con tutte le persone qui presenti. Voglio ringraziare tutti, anche i membri dello staff qui della televisione. E che cosa pensi lascerà questa visita alla tua gente? Penso che le persone ricorderanno il Papa per molto tempo, come è stato con la visita di Giovanni Paolo II. Si ricorderanno, avranno un'ottima memoria di questa visita. E sentiamo che la nostra isola è stata davvero benedetta da questa visita. È ancora il momento dei saluti, siamo davvero ormai ai piedi della scaletta. Questi sono i familiari o i membri del governo, Shelley? Noi familiari e governo. Tutti e due. Questo è il nuovo aeroplano che Maurizio ha acquistato e il Papa lo ha benedetto. E questo è il saluto con il cardinale. Loro hanno le 7 del pomeriggio e già è buio perché hanno l'emisfero sud. Infatti sono 2 ore avanti a noi, ma è buio nell'emisfero è buio sud. Già. Il passaggio, cioè, non esiste la sera, insomma, si passa al buio abbastanza rapidamente dalla luce come al buio molto velocemente. Da queste parti. Per... Adesso il buio è totale perché è proprio poco illuminato, mentre il Papa sta per salire a bordo. Guarda caso il nome dell'aereo è Arcipelago Chagos, non avevo notato questo dettaglio, Jean Leonard. Sì, questo per il paese è una straordinaria occasione, perché queste immagini andranno in mondo visioni, li vedranno tutti, li vedranno in Inghilterra e negli Stati Uniti. Quindi messaggio e subliminale. Quindi il messaggio è stato lanciato immediatamente. E Cristiana ci ha detto che probabilmente sarà oggetto anche di dialogo e di domande. Vediamo gli ultimi membri della delegazione del seguito papale che stanno salendo a bordo e dunque assisteremo a questa partenza che, come dicevamo, Luis, è una partenza anche qui un po' diversa rispetto a quelle che siamo abituati a vedere, perché di fatto è la partenza che conclude questo viaggio, e però non è una partenza verso Roma. No, no, è un viaggio in questo senso abbastanza singolare, soprattutto quest'ultima terza tappa nelle isole, le isole Maurizio, perché è un paese, è uno stato, però che il Santo Padre, per questione di tempo e di vicinanza geografica, visita nell'arco di 8 ore e basta, limitando i suoi impegni pastorali a uno di tipo religioso, molto bello al mattino, e questo di tipo culturale, civile e politico. Adesso il Papa rientra a Madagascar per riposare la notte e ripartire domani per Roma. Questo aereo dovrebbe sorvolare le isole Réunion, alle quali ha fatto riferimento il professore Pocanzi, raccontandoci con la sua lucidità un po' la situazione. Le isole Réunion hanno fatto di tutto, la Chiesa, il governo, che poi è un governo locale perché, come è stato detto, è un territorio francese, fa parte della Francia, il territorio dell'oltremare, per una visita del Papa che è stata plausibile, possibile fino all'ultimo momento. Anche quando già era stato pubblicato il programma ufficiale che l'escludeva, si era continuato a negoziare, perché per gli abitanti dell'isola della Réunion
era importantissimo, già era stato lì Giovanni Paolo II naturalmente, la domanda è dove non è stato Giovanni Paolo II. E, allora, però alla fine non, purtroppo non è stato possibile. Ritengo che sorvolandola il Santo Padre invierà un saluto. Un dettaglio della cabina di pilotaggio, le operazioni di decollo sono davvero imminenti. Tutte le persone che hanno accompagnato il Papa alla scaletta dell'aereo stanno facendo ritorno nell'area dell'aeroporto da dove assisteranno al decollo, dunque tutto è pronto. Ricordiamo che appunto si tratta di un viaggio piuttosto breve, circa due ore, credo. Due ore e trenta più o meno. Due ore e trenta e non è previsto in questo caso conferenza stampa, dialogo con i giornalisti, ma avranno ampiamente modo di rifarsi domattina a partire dalle 8:20, quando da programma decollerà l'aereo da Antananarivo, Madagascar, a Roma per un viaggio stavolta di oltre 10 ore, dunque una giornata intera. La conferenza stampa a questo punto potrebbe essere più corposa delle ultime che sono state fatte durante viaggi decisamente più brevi. Questo invece ci ricordava Luis Badiglia prima, è sicuramente uno dei trasferimenti aerei tra i più lunghi di quelli fatti, tra quelli fatti da Papa Francesco nei suoi 31 viaggi compiuti in questi 6 anni e mezzo di pontificato. Ancora potrebbe andare alla cabina dei giornalisti il Santo Padre in queste 2 ore e mezza di volo, ma per un breve saluto, forse per un ringraziamento. Con ogni probabilità eviterà sia in questo volo che in quello di domani di andare a incontrare i singoli giornalisti, per evitare che poi magari una frase detta in privato o in una conversazione interpersonale diventa una notizia, come questa famosa frase che lui ha pronunciato. Lui ha detto effettivamente che per lui le critiche americane sono un onore, ma lo diceva, e nel viaggio andando da Roma verso Mozambico, lo diceva innanzitutto a un giornalista circondato da 3 o 4 in un incontro personale, che le stava donando un libro il cui argomento era l'insieme delle persone, delle istituzioni, dei gruppi statunitensi che fanno opposizione di ogni tipo al Papa. Quindi quando il Papa ha detto per me la critica degli americani è un onore, si riferiva a quegli americani di cui si parla in quel libro di Nicolas Senese, del giornalista della Croix, un giornale cattolico francese, e a quello che quelle persone, lo sappiamo tutti perché poi il libro di Nicolas Senese, che è un grande libro, però non è altro che una raccolta giornalistica di tutto quello che persone, istituzioni, via dicendo, che non hanno mai sopportato Papa Francesco e da 6 anni, 7 meglio, fanno per contrastarlo, spesso in modo poco corretto, perché utilizzano falsità, esagerano, via dicendo. Allora quella frase, che tra l'altro fa parte del linguaggio normale in qualsiasi paese del mondo, essere criticato da quello, essere attaccato da quello è un onore, lui l'ha detta riferita specificamente a quelli americani, uguale o sinonimo statunitense, e non come poi una certa stampa ha voluto montare un caso contro il popolo statunitense o contro le autorità statunitense. Niente più lontano dal Papa. È venuto fuori naturalmente la solita panzana, castroneria, che Bergoglio è anti-americano perché è anti-imperialista. Tutto falso. Non l'ho mai stato. Tutti quelli che lo conosciamo da quando era capo dei gesuiti, poi vescovo, poi arcivescovo, poi cardinale, sappiamo benissimo. Lui ha fatto una sola critica per quanto riguarda gli Stati Uniti nella sua vita sacerdotale. E curiosamente, e questo è l'ignorante che poi strumentalizzano tutto in mala fede, non lo sanno, e quella critica
in cui c'entrano gli Stati Uniti, l'ha fatta alla Chiesa Cattolica, non agli Stati Uniti, perché ha criticato pubblicamente i vescovi o i sacerdoti latinoamericani che fanno, parole testuali sue, il pellegrinaggio agli Stati Uniti per trovare soldi e finanziare i loro progetti pastorali. Disse: questo pellegrinaggio a me non piace. Però era una critica a membri della Chiesa, con fratelli vescovi o sacerdoti. Non ha mai criticato gli Stati Uniti come nazione o come potenza o via dicendo. Comunque su questa vicenda pare sentiremo direttamente il Papa in conferenza stampa. E sono convinto stampa, che dirà questo. Conferenza stampa tra l'altro che noi manderemo in diretta, chiedo di correggermi, alle 23:30. Ecco, ho letto bene i gesti che Ezio Diosanio mi ha fatto da dietro le telecamere. Gian Leonardo, si sta dunque concludendo di fatto questo viaggio, che è stato comunque diciamo un viaggio africano, ha un significato complessivo per tutto il continente, e se sì quale? Ma io penso che questi viaggi hanno sempre, al di là della dimensione pastorale, religiosa, spirituale, hanno sempre una risonanza più ampia, è chiaro. Intanto l'accompagnamento mediatico mondiale dei viaggi del Papa serve in qualche modo a dare una luce a realtà e a paesi che di solito non trovano cittadinanza mediatica nei media mainstream. C'è stato il grande accordo in Mozambico di cui abbiamo parlato, ma sfido chiunque a dirmi dove in un giornale italiano, in un approfondimento radiofonico e televisivo, questa notizia è venuta fuori. Quindi ha un primo ruolo quello di illuminare la realtà africana anche nei suoi recessi più nascondi e nascosti, anche nella complessità. Ecco, ha questo merito di illuminare questa realtà. Un altro merito che io trovo assolutamente pregevole sono il patrimonio dottrinale di insegnamento magistrale che il Papa lascia attraverso i suoi discorsi, perché poi questi discorsi vengono stampati, vengono distribuiti, vengono letti, vengono approfonditi, ne vengono tratte delle conclusioni di natura politica per i politici, di natura pastorale per i pastori, di natura sociale per gli operatori sociali. Quindi sono discorsi che poi lasciano per tanti anni dei cantieri aperti. Questo lo possiamo constatare da... Quindi non solo gli alberi che devono crescere, esatto, ma anche queste ma parole. Anche questa semina, si potrebbe dire, semina verbis, che i discorsi lasciano. E questo corpus dottrinale poi serve anche, dicevamo, per elaborare dei modelli politici improntati alla convivenza, e l'Africa ne ha grandemente bisogno, per elaborare un modello economico oggi che siamo usciti un po' dalla sbornia della globalizzazione, del liberalismo sfrenato. Il Papa dà delle indicazioni su come è possibile ricostruire una oikos nomos, una economia che sia più attento all'ambiente, sia più attento all'inclusione, sia più attenti ai valori identitari del popolo africano. Quindi sotto tanti punti di vista i viaggi del Papa diventano sempre dei momenti di ripartenza, sia per la comunità civile, ma ancora di più per la Chiesa, che trae linfa nuova per la sua presenza, per la sua azione, per il suo essere Chiesa profetica, perché anche qui non sempre la Chiesa lo è, e a volte sei tentato da percorrere strade un po' così già bazzicate. Il Papa rilancia il messaggio e spinge la Chiesa a ridiventare Chiesa profeta, Chiesa in mezzo alle persone, Chiesa di liberazione. A proposito di ripartenza, appena hai parlato di ripartenza si è messo in moto l'aeroplano, dunque vediamoci questo decollo e poi faremo una piccola pausa pubblicitaria per tornare poi naturalmente
nuovamente in diretta. Un decollo del tutto al buio, vediamo soltanto la coda dell'aeroplano, facciamo una luminosa pausa pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimo. Torniamo in onda con immagini alle mie spalle buie, ma insomma si intuisce il decollo appena avvenuto dell'aereo con a bordo Papa Francesco. Si conclude dunque così, ecco di nuovo le immagini in diretta dall'aeroporto, il viaggio del Papa alle Mauritius, ma più in generale si conclude il viaggio nell'Africa sud-orientale. Tre le tappe in questi 40 minuti che ci separano dal Rosario, che andrà in diretta da Lourdes. Proviamo a ripercorrerle, queste tappe, attraverso alcuni frammenti dei discorsi, quelli che ci sono sembrati più importanti, almeno nell'analisi fatta così immediatamente, dei discorsi più importanti fatti dal Papa in questi 5 giorni d'Africa. Cominciamo in ordine cronologico e dunque dal Mozambico e partiamo dal Mozambico, partiamo dal secondo discorso, quello che il Papa ha fatto incontrando i giovani. Prima delle parole del Papa però sentiremo le parole, anzi la parola dei giovani mozambicani. Grazie di essere qui, appartenenti alle diverse confessioni religiose. Grazie perché vi incoraggiate a vivere la sfida della pace e a celebrarla oggi come la famiglia che siamo. Anche coloro che, pur non appartenendo ad alcuna tradizione religiosa, sono venuti per partecipare. Così vivete l'esperienza che tutti siamo necessari, con le nostre differenze, ma necessari. Le nostre differenze sono necessarie. Insieme, come vi trovate adesso, voi siete il palpito di questo popolo, dove ognuno svolge un ruolo fondamentale nel quadro di un unico progetto creativo per scrivere una nuova pagina di storia, una pagina piena di speranza, di pace e di riconciliazione. E allora vi chiedo, volete scrivere questa pagina? Cercate di crescere nell'amicizia anche con coloro che la pensano diversamente, in modo che la solidarietà cresca tra di voi e diventi l'arma migliore per trasformare la storia. Insomma, queste parole del Papa ci rimandano anche un po' al discorso cui avevamo accennato prima, di una
pace raggiunta dopo una feroce guerra seguita all'indipendenza del paese, eppure un equilibrio, una riconciliazione non ancora avvenuta in maniera stabile, tant'è che ogni elezione, ogni esito elettorale è diventato occasione per nuovi scontri tra le due forze che storicamente si sono combattute, la Frelimo e la Renamo. Però al tempo stesso è la parola pronunciata ripetutamente dai giovani, ne dà testimonianza. Questo viaggio ha acceso anche ulteriori speranze di una stabilità di pace. Il presidente, esponente della Frelimo, ha chiamato fratelli, li ha invitati ad alzarsi, gli esponenti della Renamo, durante l'incontro con Papa Francesco. Il palpito, voi siete il palpito del paese, una evocazione poetica straordinaria che ci ricorderemo, sarà una delle cose che io personalmente mi porterò, diciamo, di questo viaggio. Se posso sintetizzare un po' i problemi che si giocheranno nel dopo firma del trattato in Mozambico, li sintetizzerei in un paio. Il primo è quello che la Renamo chiede da tempo, senza grande successo, e cioè di fare una riforma territoriale che consenta alle diverse province del Mozambico una maggiore autonomia nella gestione delle risorse locali. Quindi praticamente un decentramento amministrativo e finanziario. Perché questo? Perché Renamo non le vince le elezioni, perché si rende conto che ormai la griglia a Maputo è molto, molto, molto stretta, mentre le vince a livello locale. E dunque questo è un modo per riequilibrare la distribuzione del potere in Mozambico. E quindi è sperabile che questo si possa fare. La seconda. Vedete, se voi andate a Maputo oggi, ieri, ma non l'altro ieri, vedete una città straordinariamente in fermento. Sembra in certe sue parti una metropoli americana addirittura, non europea. E anche la vita che vi si conduce è una vita molto, molto luccicante, molto sfavillante. Si costruiscono edifici, iniziative, attività. Ebbene, Maputo è la spia di una situazione dopata in Mozambico. Dopata da cosa? Dopata dal fatto che nel nord del Mozambico, di fronte alla provincia di Cabo Delgado e al confine con la Tanzania, se ci fosse la possibilità magari di parlare... Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo, no, però è per dire... Quindi sempre, non ci faccia perdere nei meandri dell'Africa. No, non vi faccio perdere nei meandri dell'Africa, ma vi dico semplicemente... Perché è dopata? Che lì è stato scoperto il un gas. Giacimento immane nel bacino di Rovuma di gas. Ma non è ancora cominciata l'estrazione. E questo perché questo vuol dire alimenta l'economia di Maputo? Perché si vendono, si commerciano, si trafficano tra le società che hanno diritti su quei giacimenti, in particolare
Leni, per esempio, italiana. Insomma, la speculazione è iniziata anche se, ma non si vede, meglio sì, ci sono. Sì, negoziano i diritti per miliardi i diritti. L'ultimo che risale a qualche settimana fa, in cui è entrata Total, per esempio, che prima era totalmente esclusa fuori da questo mercato, risale, ammonta ad alcuni miliardi, e il penultimo, quello che ha visto come protagonista Leni, con una società cinese, vale 5 insomma, miliardi di dollari. Il tema la pace dipende anche da come verranno distribuite e gestite queste ricchezze. Sentiamo un altro brano di un altro discorso pronunciato dal Papa sempre in Mozambico, e stiamo parlando della messa che il Papa ha celebrato a Maputo. Anche qui c'è il tema della riconciliazione e anche quello della distribuzione delle ricchezze. Ascoltiamo. È difficile parlare di riconciliazione quando sono ancora aperte le ferite procurate da tanti anni di discordia, oppure invitare a fare un passo di perdono che non significhi ignorare la sofferenza, né chiedere che si cancelli la memoria o gli ideali. Nonostante ciò, Gesù invita ad amare e a fare il bene. Con tale invito Gesù, lungi dall'essere un ostinato masochista, vuole chiudere per sempre la pratica tanto comune, ieri come oggi, di essere cristiani e vivere secondo la legge del taglione. Non si può pensare il futuro, costruire una nazione, una società basata sull'equità della violenza. Non posso seguire Gesù se l'ordine che io promuovo e vivo è questo: occhio per occhio, dente per dente. Il Mozambico possiede un territorio pieno di ricchezze naturali e culturali, ma paradossalmente con un'enorme quantità di popolazione al di sotto del livello di povertà. A volte sembra che coloro che si avvicinano con il presunto desiderio di aiutare abbiano altri interessi. Ed è triste quando questo accade tra fratelli della stessa terra, che si lasciano corrompere. È molto pericoloso accettare che questa corruzione è il prezzo che dobbiamo pagare per gli aiuti esterni. A proposito di magistero itinerante, Jean-Louis, mi pare che ci siano due passaggi molto importanti nelle parole che abbiamo ascoltato. C'è il tema evidentemente della corruzione e un altro tema su una giustizia falsa che non dà equilibrio, quella che il Papa, insomma, la giustizia dell'occhio per occhio, dente per dente, oppure se preferiamo l'ingiustizia dell'occhio per occhio, dente per dente, che non dà nessun equilibrio e nessuna pace. Sì, è significativo che il Papa abbia affrontato questi argomenti davanti ai giovani. E il Mozambico, come la maggior parte dei paesi africani, ha un segmento di popolazione giovanile che enorme, la stragrande maggioranza della popolazione. E tornando dal Sudafrica da poco, non posso non testimoniare, parlando di giustizia sociale, la situazione degli emigrati che vengono dal Mozambico, tra l'altro, in Sudafrica. È scoppiata una guerra tra sudafricani e migranti che provengono dai paesi vicini, Mozambico, però anche Zambia, ma anche Zimbabwe. Ci sono stati 5 morti e più di 400 persone arrestate. E che cosa provoca tutto questo? È il dopaggio di cui parlava il professor Turco. L'economia mozambicana è in grado oggi di attrarre milioni e milioni di investimenti esteri, ma che vanno tutti
tutti nella filiera energetica. La filiera energetica che rientra a sua volta in quello che dicevamo prima, nella logica predatoria, che prende, porta via e non lascia pressoché nulla sul territorio. E quello che lo lascia a pochi. E quello che lo lascia viene lasciato a pochi. C'è stato un grandissimo scandalo l'anno scorso che ha toccato i vertici del governo del Mozambico, il ministro delle finanze che ha dovuto dimettersi, un grandissimo scandalo finanziario che ha toccato appunto il Mozambico. Però qui diciamo le cose come sono, la corruzione internazionale è possibile grazie ai dirigenti africani che hanno rinunciato a fare politica, cioè a servire gli interessi primordiali delle loro popolazioni, e che si sono ritagliati per se stessi il ruolo di intermediari d'affari tra il mondo esterno e i loro territori. E quindi la questione della corruzione implica anche le responsabilità delle nostre imprese, del modello economico-finanziario con il quale portiamo avanti le nostre internazionalizzazioni e così via dicendo. È una questione davvero globale, anche se in paesi poveri come il Mozambico le conseguenze sulla stragrande maggioranza della popolazione sono davvero devastanti, perché si tratta di togliere proprio il pane dalla bocca dei bambini. Facciamo una piccola pausa, poi torneremo a ripercorrere le tappe più significative di questi 5 giorni del Papa. L'abbiamo fatto adesso ritornando idealmente in Madagascar, tra poco in Mozambico, tra poco torneremo in Madagascar. Vi aspetto. Di nuovo in diretta, mentre Papa Francesco sta per fare ritorno in Madagascar, ad Antananarivo, da dove domattina partirà nuovamente per Roma. Anche noi stiamo tornando, anzi stiamo per tornare in Madagascar in questi ultimi minuti insieme di questa lunga diretta del pomeriggio. Stiamo infatti ripercorrendo le tappe visitate da Papa Francesco. E torniamo allora alla messa che il Papa ha celebrato proprio nel campo diocesano di Antananarivo. Sentiamo un brano dell'omelia. La vita nuova che il Signore ci propone sembra scomoda e si trasforma in scandalosa ingiustizia per coloro che credono che l'accesso al regno dei cieli possa limitarsi o ridursi solamente ai legami di sangue, all'appartenenza a un determinato gruppo, a un clan o a una cultura particolare. Quando la parentela diventa la chiave decisiva e determinante di tutto ciò che è giusto e buono, si finisce per giustificare e persino consacrare alcuni comportamenti che portano alla cultura del privilegio e dell'esclusione. Favoritismi, clientismi e quindi corruzione. L'esigenza posta dal Maestro ci porta ad alzare lo sguardo e ci dice: chiunque non è in grado di vedere l'altro come un fratello, di corsi per la sua vita e la sua situazione, al di là della sua provenienza familiare, culturale, sociale, non può essere mio discepolo. Il suo amore e la sua dedizione sono un dono gratuito a motivo di tutti e per tutti. Davanti alla dignità umana calpestata, spesso se rimane a braccia conserte oppure si aprono le braccia impotenti di fronte all'oscura forza del male. Ma il cristiano non può stare a braccia conserte, indifferente o a braccia aperte fatalista, no. Il credente tende la mano come fa Gesù con lui. La fraternità universale è uno scandalo un po' per tutti, è davvero una richiesta che il Vangelo ci fa, tante volte difficile, magari persino impossibile ci appare. E qui il Papa, prendendo spunto peraltro dal Vangelo
del giorno in cui ha celebrato la messa, la contrappone in qualche modo ai legami, agli stessi legami familiari che credo in Africa, mi sembra di capire, hanno un peso ancora più forte, ancora maggiore rispetto a quello che hanno da noi. Estremamente coraggioso, se posso dire, questo passaggio del discorso del Papa, perché toccare i legami familiari, i legami di parentela, perché poi dobbiamo considerare sempre la famiglia estesa, quindi aggregati consistenti di persone che costruiscono le loro relazioni su questa base, che sono delle relazioni che funzionano per la comunità che ne fa parte, ma che sono enormemente escludenti per tutto il resto, per cui la logica è: se tu ne fai parte, bene, fruisci di tutti i vantaggi dell'appartenenza parentale, familiare; se tu non ne fai parte, sei fuori. La trasposizione di questo modello sul piano politico è devastante, perché comporta, mentre nella famiglia ha una funzione specifica, sul piano politico comporta una corsa all'accaparramento delle risorse da distribuire ai propri clienti, tra la clientela che quindi si apparenta in qualche modo non più con i legami di sangue, ma con i legami di interesse, qualunque siano questi interessi, sia che siano legittimi e sia che siano, come purtroppo spesso e sempre più spesso capita, illegittimi. È la dinamica del noi e loro, prima noi. E il Papa dice una cosa in più, l'abbiamo sentito, Luis, l'atteggiamento del credente che non può restare a braccia conserte e assistere, ma questa fraternità la deve esercitare tendendo la mano, dice Francesco. Sì, ha detto una frase molto forte che sinceramente, se non è peggiorata la mia memoria, non l'avevo mai sentito in questi 7 anni di pontificato. Ho sentito cose molto simili e molto vicine, però arrivare a dire, come ha detto in questa omelia, che chi non è capace di vedere nell'altro un fratello e di comportarsi conseguentemente, non è discepolo di Cristo. È chiaro. Cioè, c'è un modo di essere cristiano, non qualsiasi modo serve per essere cristiano. Io sono molto felice di sentirlo, nonostante che io so che è molto forte, però è buono che un Papa lo dica questo, perché siccome stiamo in un periodo, in un tempo, in una cultura in cui qualsiasi cosa viene spacciata come cristiano, tipo, non so, agitare il Vangelo, baciare il Rosario, sbattere santini, in nome di tutto questo che sarebbe cristianesimo, Vangelo, Cristo, giustificare poi le cose più nefande, più orrende, quando il Papa dice, e lo abbiamo sentito poc'anzi, chi non è in grado di vedere nell'altro un fratello non può chiamarsi discepolo di Cristo, cioè non è cristiano. Allora, questo passaggio coraggioso, come diceva il professore, non per quello che ha detto soltanto riguardo alla famiglia in Africa, alle relazioni parentali in Africa, ma è molto coraggioso perché a conclusione di questo ragionamento il Papa ci dice, lo fa per la prima volta con questa chiarezza, trasparenza, lucidità, c'è un solo modo di meritare il nome, la qualifica di cristiano: comportarsi come cristiano. E il comportarsi come cristiano è una sola via, la si percorre in un solo senso, che è quella di vedere nell'altro sempre, comunque e ovunque un fratello. E chi è fuori da quel parametro non è cristiano.
ed è ora di dirlo, non è cristiano. Non è che io mi attribuisco la capacità, il potere di decidere che se io sono cristiano gli altri no. No, è che il Vangelo, Cristo, il messaggio, la persona, non sono una fisarmonica, come si è creduto, si continua a credere. Il Papa lo ha detto in altre circostanze, in un altro modo, nelle messe del mattino a Santa Marta, queste cristiane da supermercato, no? Da discount, che vanno lì, prendono dal cristianesimo quello che loro vogliono perché gli sta comodo, perché le altre cose magari non le accettano, non sono in grado di applicarle. No, il Vangelo o lo accetti o non lo accetti, ma non te lo puoi aggiustare a te stesso come ti prenderlo conviene. Prenderlo a pezzi, diciamo. È quello che ci ha detto il Papa ieri, è buono che lo dicesse. Facciamo una piccolissima pausa, poi torneremo ancora a raccontare un'altra tappa, forse la più commovente del viaggio in Madagascar e di questi 5 giorni di viaggio, quando il Papa è stato alla città dell'amicizia, a Kamashua, quel quartiere nella capitale Antananarivo, dove prima c'era soltanto una discarica, adesso ci sono case per 25.000 persone. Ci vediamo tra poco. Di nuovo in diretta in questo ultimo giorno africano di Papa Francesco, stiamo rivivendo i momenti più belli di questi 5 giorni di viaggio. Come non ritornare allora nel villaggio, nel quartiere di Kamashua, fondato, costruito grazie alla follia evangelica di padre Pedro, un missionario vincenziano che è stato capace, chissà come, di far diventare villaggio, quartiere, una discarica e di costruire insieme a tante persone una possibilità di vita, casa per 25.000 persone, lavoro, vita dignitosa. Sentiamo le parole che il Papa ha detto incontrando nell'auditorium di Kamashua soprattutto i bambini, la parte più bella di questo villaggio. Ogni angolo di questi quartieri, ogni scuola o dispensario è un canto di speranza che smentisce e mette a tacere ogni fatalità. Diciamolo con forza, la povertà non è una fatalità. Questo villaggio, infatti, porta in sé una lunga storia di coraggio e di aiuto reciproco. Questa gente è il risultato di molti anni di duro lavoro. Alla base troviamo una fede viva che si è tradotta in azioni concrete, capaci di spostare le montagne. Una fede che ha permesso di vedere possibilità là dove si vedeva solo precarietà, di vedere speranza dove si vedeva solo fatalità, di vedere vita dove tanti annunciavano morte e distruzione. E avete potuto capire che il sogno di Dio non è solo il progresso personale, ma soprattutto quello comunitario, che non c'è peggior schiavitù, come ci ha ricordato padre Pedro, di vivere ognuno solo per sé. Così a Kamashua non sarà soltanto un esempio per le generazioni future, ma soprattutto il punto di partenza di un'opera ispirata da Dio che troverà il suo pieno sviluppo nella misura in cui continuerà a testimoniare l'amore alle generazioni presenti e future. Si può cambiare la geografia, si può cambiare la storia, si può trasformare una discarica in un villaggio che diventa un modello, diventa una città dell'amicizia. Questo è il miracolo che è stato visitato da Papa Francesco. Questo dice intanto che si può e che quindi, come ha detto il Papa, la fatalità è soltanto un espediente per nascondersi dietro qualche cosa. La fatalità esiste fino a quando la politica, il credente,
le persone di buona volontà non prendono in carico il problema fondamentale dell'uomo, che è quello di restare uomo. Ecco, questo ci ha insegnato e ci insegna la attività umana nell'impresa trasformativa, cioè nel modo in cui trasforma il territorio per venire incontro alle sue esigenze, che non sono quelle della peggiore schiavitù che ha evocato il pontefice, di rimanere cioè prigionieri di se stessi, ma di attivare dei processi comunitari. E i processi comunitari nel lungo periodo, ricordiamocelo questo, al contrario dei processi collettivi che sono fondati, possono essere fondati su interessi, i processi comunitari sono sempre fondati su valori. C'è una distinzione fondamentale da fare, che è quella tra collettività e comunità. La collettività la puoi tenere in piedi sulla base di interessi anche contingenti, e la collettività, come si forma, può scomparire. La comunità la tieni in piedi, il mastice della comunità sono soltanto i valori, e i valori che vediamo declinati dal Papa sono quelli che si aggregano straordinariamente a una tradizione antica dell'Africa, che ha il senso profondissimo della comunità. Ed ecco perché questi miracoli riescono, e riescono in Africa più e meglio che altrove, perché in questi miracoli si riconosce il fondo, il fondamento di una tradizione ancestrale. Ci sono radici più profonde in Africa. In cui chiunque venga coinvolto le riconosce, le sa riconoscere, perché fa parte del DNA, come dice il Papa, che pure in questi termini si esprime. Una comunità, per usare le parole del professore, che può essere un modello per tutti, in Africa e non solo, questa di Akamashua. Sì, penso che realtà come queste le si possano adesso riscontrare in qualunque città africana, queste megalopoli che sono cresciute in modo anarchico e che hanno attratto dalla campagna un sacco di persone. E vedendo questo servizio pensavo appunto ad altre realtà come Korogocho, a Nairobi, a una straordinaria fotografia fatta da un sociologo camerunese che, parlando di questo, diceva: questi sono nuclei di resistenza e di innovazione. Resistono all'oppressione, resistono all'ingiustizia, ma nel percorso di resistenza sono anche in grado di far nascere una realtà nuova, una comunità, qualche cosa che dà loro vita, dà loro speranza. E nuclei di resistenza e di innovazione, io trovo che sia questo. Se un giorno ci sarà un compito per la cooperazione, per la missione in Africa, non è quello di portare la speranza in quei luoghi, ma di permettere che quei luoghi esprimano, crescano, loro stessi la loro speranza, che siano loro a partorirla. Magari noi come ostetriche che aiutano a partorire questa speranza, ma non siamo noi gravidi, non siamo gravidi di questa speranza. Shelley, non abbiamo il tempo, ma d'altra parte oggi siamo stati lungamente sulle Mauritius, per rivedere o risentire qualcosa. Lo facciamo attraverso i tuoi occhi e la tua voce. Che cosa vuoi ricordare di questa giornata di Papa Francesco nel tuo paese? Penso che tutte le persone ricorderanno il messaggio di pace e di armonia. Ci sentiamo così contenti che il Papa sia venuto e lui ha benedetto il nostro paese e tutti sono molto contenti. Luis, in pochissimo tempo ti chiedo l'impossibile a proposito di miracoli.
di dare una fotografia, uno sguardo complessivo a questi 5 giorni. Ma direi che un grande promemoria dell'unico vero statista che c'è nel mondo in questo momento. Il Papa in 6 giorni ha ricordato all'umanità intera, tutta, quali sono le emergenze, qual è l'agenda vera della quale si dovrebbero occupare tutti i poteri e tutti i cittadini. Già questo aggiungerà fra poco meno di un mese un altro problema grandioso per tutta l'umanità dell'agenda anche, quella dell'Amazzonia. Che però è il tema ambientale che ha già trattato. E non solo, ma anche il tema degli scartati, perché non servono, perché non li conosce. Per finire poi sicuramente, Dio volendo, non è stato annunciato ufficialmente, nel suo prossimo viaggio che dovrebbe essere in Giappone, disarmo, guerra atomica e Thailandia. Grazie davvero a tutti voi per averci aiutato in questa lunga giornata. Siamo al termine di 5 giorni di lunghe dirette. Io mi sento di ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, chi è stato in Africa e chi qui da Roma, redazione del diario, dei giornalisti, dei tecnici, ma proprio tutti, perché è un racconto così lungo che spero non vi sia piaciuto. È un racconto che richiede l'aiuto veramente di tantissime persone. Stasera alle 22:30 rivedremo il film di questa giornata e poi ci diamo appuntamento a domani alle 17:30 con il consueto appuntamento del diario di Papa Francesco. Grazie per essere stato con noi, Rosario, in diretta da Lourdes. Wait.